Bene. Allora, buongiorno signore e signori, benvenuti a quello che è il primo atto ufficiale, atto formale delle Zebre Rugby, la nuova franchigia federale che ha base qui a Parma e che da questo weekend sarà impegnata su due dei palcoscenici rugbyistici europei più prestigiosi, il Rugby Direct Pro 12 e la Heineken Cup. A tenere a battesimo questa nuova realtà del rugby italiano, del rugby europeo, abbiamo il presidente federale Giancarlo Dondi, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il direttore sportivo Roberto Maghi, il direttore tecnico delle Zebre Cristian Gajan e Marco Bortolami, che è stato di recente nominato capitano della nuova franchigia e che è in corso di in fase di recupero dell'infortunio alla spalla subito con la nazionale. Prima di entrare nel vivo degli interventi, un saluto del sindaco che sappiamo poi essere un po' preso dagli impegni istituzionali della nuova gestione, sindaco. Grazie a tutti, benvenuti. Sono molto contento di presentare anche il primo intervento all'inizio di una nuova avventura che sarà per Parma, per il mondo del rugby. Io penso che sia fondamentale che si sia insediato proprio a Parma questa squadra che porterà avanti soprattutto i colori dell'Italia in Europa, ma anche il nome di Parma in tutta Europa. Io penso che di ringraziare la federazione che ha creduto di portare quindi a Parma questa nuova realtà che si insiederà all'interno della cittadella del rugby che è in fase di completamento a Moletolo. In questo mi sento di dire anche di ringraziare Ghiretti che è qua in sala proprio perché ha iniziato quest'opera della cittadella del rugby che noi completeremo e che è in fase di completamento proprio per questa stagione. Io penso che sia un momento importante per la città che ci darà un lustro in Europa. Io spero che questa squadra faccia benissimo, noi saremo sicuramente presenti insieme all'assessore per la prima partita di campionato. È veramente per me un onore ospitare una squadra di livello europeo che potrà veramente portare, io penso, in tutta Europa il nostro nome e il nostro gusto. Io purtroppo devo salutarvi perché proprio per presenziare, perché ci temo veramente tantissimo, sto facendo aspettare delle altre persone in comune, ma vi lascio nelle mani del Presidente e di tutto il Comitato e veramente vi ringrazio. Grazie mille a tutti. C'è un obiettivo condiviso comune per il bene della città, noi siamo sempre ben disponibili a lavorare con tutte le nostre forze. L'inizio è buono, speriamo tutti. Sulla taglia, vista la taglia media, insomma, ci provo a entrarci, magari mi ballo. No, è moderno.
Allora, il Presidente ha già iniziato il suo intervento di fatto con il ringraziamento al Sindaco Pizzarotti e lasciamo appunto la parola al Presidente federale. Buongiorno a tutti, scusateci per l'intervento che abbiamo fatto, però il signor Sindaco che ci ha onorato di essere presente ha degli impegni importanti, perché non poteva trattenersi con noi, perciò è giusto che l'abbiamo fatto parlare per primo e che l'abbiamo ringraziato per tutto l'appoggio che ci ha dato fino adesso. Oggi siamo qua purtroppo in una sala stupendina, perciò se si vuole togliere la giacca lo facciamo pure liberamente, perché sono al momento, e per presentare l'attività di questa squadra. La squadra di rugby professionistico che partecipa al campionato professionistico europeo che abbiamo organizzato tra un gruppo di federazione, non essendo in grado sicuramente di fare un campionato professionistico, un campionato molto importante, basta dire che le squadre che stanno vincendo le coppe europee, cioè che sono la massima espressione europea, quasi sempre sono squadre che partecipano a questo campionato. Mi dispiace enormemente per quello che è successo qua vicino a noi, non voglio fare polemiche, chiaramente la federazione ha pigliato le sue decisioni, che non voglio nemmeno discutere, e che abbiamo portato questa squadra che prima era, si chiamava Aironi, a Parma con il nome di Zebre. Perché le Zebre? Le Zebre perché per tradizione era una squadra in vino dell'Italia del Nord Ovest e questa può essere la rappresentativa di Parma, con modo particolare di tutta l'Italia del Nord Ovest. Noi abbiamo bisogno sicuramente di un grande sostegno, la squadra è una squadra giovane, è una squadra con del talento, chiaramente, naturalmente, dico, devono crescere. E per crescere, per aiutare a crescere, ci vogliono dei risultati positivi. Per ottenere risultati positivi ci vuole anche l'appoggio sicuramente del pubblico che li incoraggi a continuare a lavorare, a lavorare solo per raggiungere certi traguardi. Noi pensiamo, almeno da quello che si è visto fino adesso, che se non altro la volontà non manca. Secondo me anche le capacità, ci sono dei giocatori di qualità, giocatori esperti, ci sono molti giocatori buoni. Io credo che questa miscela qua porterà a ben figurare. Dobbiamo sempre puntare in alto. Sappiamo benissimo che giochiamo contro dei grandi avversari, però dobbiamo avere lo stimolo maggiore di impegnarsi proprio perché giochiamo contro dei forti, per dimostrare che siamo forti anche noi. Io cercherò di essere vicino per quello che è possibile, come sapete tra 20 giorni non sarò più presidente perché ho rinunciato a presentare la mia candidatura, chiaramente non so chi verrà a presiedere questa franchigia, mi chiamava franchigia perché rappresenta non solamente la presenza di tutte le società del Nord Ovest, chiaramente la capitale è federale. Perché? Perché non ci sono in questo momento altre possibilità, altre risorse per poter fare una squadra professionistica in questa zona. Perciò dobbiamo cercare di portare il cliente pubblico, il più pubblico possibile allo stadio. Sono stati fatti dei lavori, tanti lavori, vedrete di trasformazione in cantiere, è una cosa che cercheremo di presentare nel migliore dei modi per venerdì 7 settembre quando utilizzeremo in gara. Io spero che il pubblico comprenda che questo non è una squadra che naturalmente come tante altre in Italia. È una delle due squadre che rappresenta l'Italia in un campionato professionistico.
è una delle due squadre che raccoglie il maggior numero di giocatori della nazionale, è una delle due squadre che gioca contro le squadre più forti a livello europeo e mondiale. Avrete modo di vedere i migliori giocatori del mondo, perché abbiamo, oltre che questo campionato molto forte, ci sono le coppe europee dove ci sono i giocatori dei due campionati professionisti più importanti a livello mondiale, che sono quello francese e quello inglese, dove naturalmente molti giocatori che venivano sul vengono a giocare in quegli inglesi. Perciò è uno spettacolo. Deve essere un divertimento per voi che siete in campo, che venite poi a trasmettere la pubblico che vi seguirà. Solamente così avremo un successo, importante, che per noi è determinante per dimostrare che questa è la strada giusta, è la strada che dobbiamo seguire anche con delle modifiche e degli adattamenti che chiaramente ci porteranno a fare con l'esperienza che riusciamo a raggiungere. Io spero di non deluderli, io ci credo molto, i nostri tecnici ci credono quanto me. Noi vogliamo fare in modo che oltre ai risultati di questa squadra serve in modo particolare come serbatoio della nostra nazionale che è impegnata a livello mondiale con i migliori club del mondo. Siamo dentro, grazie a Dio, nel top 10 delle squadre a livello mondiale, che non è poco, perciò a un certo punto cerchiamo anche di migliorare e andare oltre. Chiaramente non si può oggi combattere con squadre, con federazioni che hanno dei settori professionisti solamente con dei settori direttamente come eravamo prima. È logico che in futuro dobbiamo pensare anche alla possibilità di avere più squadre professionistiche, per adesso credo che più di così non si possa fare, perché cerchiamo di farlo meglio. Io, oltre che ringraziare tutti i presenti che adesso fanno il lavoro, che ringrazio per essere venuti qua stamattina, spero di vedervi costantemente, di vedere le nostre partite, e spero che proprio questa squadra, prima di tutto, sappia fare partecipare il cuore degli sportivi che la seguiranno. Un augurio che faccio a tutti, ai tecnici che credono sempre, hanno fatto un abbinetto un mese dove si sono comportati bene, ma giustamente, come dice l'allenatore Casano, è amichevole che già metta quella parte. Realmente campionato quando io credo che avete per me la squadra della migliorazione di questo campionato, perché il supporto, il nostro combattimento, il nostro contatto e prima di tutto spetta quella che è la partecipazione del corso. Bisogna lottare in modo particolare per cercare di ottenere quello che tante volte umanamente sembra impossibile. Io vi ringrazio, spero di avervi i nostri ospiti dopo, sperando di trovare la stanza che la potesse in questa qua. Comunque, prima Presidente, visto che lei ha presentato la qualità a livello di questo Rapa Direct Pro 12 che le Zebre vanno a affrontare da questo weekend, direi di andare a vedere a video quello che è il filmato ufficiale del torneo, quello che ci aspetta.